restituito alla città il dipinto di Francesco Fracanzano, Tranzio di San Giuseppe, che si trova nell'Arciconfraternita della Santissima Trinità dei Pellegrini. Il restauro dell'opera, che raffigura la morte di San Giuseppe, curato da Flavia Petrelli con il sostegno dell'equipe della restauratrice Annalisa Pellecchia, è durato circa 7 mesi ed è costato 22.000 euro, di cui il 70% a carico della Regione Campania. Il restauro è stato effettuato in diverse fasi: la velinatura del dipinto per proteggere il film pittorico durante le fasi successive, smontaggio della tela dal vecchio telaio, cui è seguito l'intervento conservativo e il rifodero. Il quadro di Fracanzano, così come l'intero complesso museale dell'Arciconfraternita dei Pellegrini, sono accessibili al pubblico tramite prenotazione. Ulteriori dettagli li ha forniti Oreste Ciampa, commissario arcivescovile. Essenziale che questi restauri diano il senso che si conserva qualche cosa della vita della città dei secoli passati, per dare nuova linfa di vita anche a questo quartiere, richiamare i visitatori della città a porre attenzione specifica alla grande arte e alla grande cultura cristiana del 6 e del 700 napoletano. Nella cattedrale di Napoli invece l'arcivescovo Crescenzio Sepe ha celebrato la messa per il 43° anniversario della fondazione della comunità di Sant'Egidio, il movimento laico che dal 1968 è impegnato in attività di sostegno ai poveri e agli anziani.